pronti per la terza edizione di Foot Golf qui sulla spiaggia di Alassio. Un po' di vento, un po' di brezza, il mare che ogni tanto si infiltra, insomma qualche ostacolo naturale c'è, non sarà semplicissimo per i grandi campioni che abbiamo alle nostre spalle e si preparano a fare il loro meglio per questa bellissima giornata. E tu chi sei? Io sono la primavera, il pulcino Pio. Pio, 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 Pio. Si parte, siamo tornati, è bellissimo giocare in spiaggia, che sia il tempo bello, che sia il tempo brutto, non ce ne frega niente, non ce ne frega niente. L'importante è giocare a Foot Golf e noi siamo qua per questo, per divertirci e per sostenere la Erke. Tanti campioni per questa terza edizione di Foot Golf, conosciamoli uno a uno. Offrendo, questa diciamo che sarà la costante della giornata, l'importante è non prendere il raffreddore perché ho due spettacoli, oggi e domani. Oggi siamo in vena di divertirci per una buona causa, per una ricerca importante per il cancro, per cui siamo sempre disponibili a queste manifestazioni e con grande entusiasmo. Prima volta qui, l'anno scorso non ho vinto perché non c'ero, quest'anno invece vincerò sicuramente. Ci cimentiamo in questa cosa del Foot Golf per la prima volta? Sì, ma io al massimo posso cantare una canzone. Già controllato il campo, la sabbia, va bene? Bene, sulla sabbia è diverso perché diciamo che ho giocato sull'erba ed è un po' diverso, però ci proviamo, vediamo cosa succede, non lo so cosa il risultato quale sarà. È la prima volta che ti cimenti nel Foot Golf o è la prima già un'abitudine? È la prima volta, le altre volte sono riuscito a sfuggire, questa volta no, ovviamente, ma sono ovviamente molto contento di essere qui e di partecipare a un evento di beneficenza. 2-1 primo tiro per, attenzione abbiamo il muretto, questo è stato strategico, un grande applauso, si è avvicinato la grande Alessandro Tiras. Il Foot Golf è uno sport, ormai è uno sport vero, che si gioca in tutto il mondo, nei campi da golf, ma ad Alassio si gioca una volta all'anno in spiaggia, dunque noi abbiamo creato questa nuova formula di divertimento, che poi è uno sport vero, ricordo. C'è tanto la federazione italiana, internazionale, no, è proprio una roba seria. Vengono tutti! Allora, che facciamo ad Alassio? Noi realizziamo queste 12 buche, 12 buche, vedete come sono fatte, guardate. Allora, un quarto d'ora all'inizio. Presentano alcune difficoltà, alcune sono molto dirette, alcune sono con la montagnetta, alcune insomma hanno, no, in questo caso una piccola trincea. L'obiettivo è mettere la palla in buca con i piedi, perché questo è il Foot Golf, con questi piedi qua, e cercare di farlo almeno con meno tiri possibili, questo è l'obiettivo. Quante buche e poi un finale un po' a sorpresa. Allora, 12 buche e il finale è rigorosamente in acqua, ci sarà un portiere vero, due remi, c'è una porta mobile e i giocatori dovranno fare gol al portiere, per richiamare un po' di sport, di calcio, il calcio che è quello che ci abbina al Foot Golf. Moreno, un terzino di eccezione, salutato e acclamato dai suoi compagni. E guardate la classe di Moreno che prende non so che cosa, ha preso il petto di un coso. Bravo Moreno, un applauso a Moreno Morello. Tiro. Oddio, si sei impegnato molto! È perfetto, scommetti chiamato in buca prima di lui che c'è dietro il palo. Adesso vediamo qua. La scommessa, la facciamo, scommessa, vai! Ti mancavano solo i detrattori qua! Hai detto, adesso lo fai!
cosa ti prefiggi come risultato di questa giornata? Naturalmente vincere, perché l'agonismo prima di tutto. In realtà siamo qui per la solidarietà, fare solidarietà attraverso lo sport è sempre un privilegio, abbiamo questo privilegio, ce lo godiamo insieme a tutta la gente di Alassio. Io gioco a golf, sì, come molti ex calciatori che hanno trovato in questa disciplina ancora un momento per essere competitivi, senza stressare il fisico, quindi è un bellissimo sport che insegna e che ti permette di rimanere competitivo. È una cosa molto bella, una bellissima iniziativa. Io penso che al di là della giornata comunque poi alla fine la passione, perché poi siamo tutti bambini dentro, quindi... È un po' agonisti, quindi si gioca comunque per far bene. Sì, vabbè, poi quello c'è dentro, cioè a tutti voi secondo me gira un po' le scatoline e perdere. A dire la verità io di tecnica ne capisco poco, io dovevo correre e basta sostanzialmente. Immagino qui di essere in difficoltà come lo sono stato lo scorso anno, però guardo quelli bravi, cerco di capire come fanno. È un po' strano perché devi avere delle... buoni piedi, chi ha dei buoni piedi è avvantaggiato rispetto agli altri, chi ha giocato golf è avvantaggiato perché capisce il vento, da che parte tira, quindi tutte queste cose. Si dicono che non riesce a vincere, ma non ci credo. Sono coalizzati contro di me perché sono tutti ex calciatori, allora se ne approfittano. Però dalla tua è la resistenza, la caparbia e la voglia di vincere. Quello sì, ci devo provare fino all'ultimo, anche quest'anno ci riprovo, vediamo, vediamo. Fasi finali, gentile pubblico, tra poco le premiazioni qui ad Alassio per la terza edizione Food Golf in spiaggia. Allora finalmente un po' di dolcezza. Sì, è una giornata stupenda di un'amicizia bellissima. Sì, siamo sempre presenti in questa manifestazione. Chi è stato più bravo? È sempre il neo, è l'unico che non ha mai giocato, esatto. Direi che è stato il più bravo, no? No, ho da imparare da loro perché il footgolf è un altro sport rispetto al calcio, quindi li ho guardati e in qualche buca li ho anche battuti. Diciamo, sono rimasto veramente sorpreso intanto dall'organizzazione, perché trovare, diciamo, una spiaggia così allestita per questo sport che ci piace, e poi Alassio è veramente una città meravigliosa. Beh, nonostante la sabbia quest'anno, la spiaggia ci abbia fatto un po' penare, è venuta fuori una bellissima manifestazione come sempre. Sì, senz'altro è venuta fuori una bellissima manifestazione, nonostante ci siamo dovuti costringere a realizzarla avvicinando molto le buche. Purtroppo quest'anno abbiamo una situazione meteorologica che non è delle migliori, speriamo che comunque per la stagione sia tutto a posto, anzi senz'altro sarà tutto a posto, e ci auguriamo di vivere delle giornate così sempre tutti gli anni, perché comunque sono molto piacevoli. Sarebbe stato un peccato perdere un evento di questo genere? No, sì, sarebbe sicuramente stato un peccato, l'abbiamo dovuta rimandare, purtroppo questa fine dell'inverno non ha concesso troppe giornate, e quindi anche oggi una giornata un po' freschina, però non ha piovuto, i giocatori sono divertiti, la sabbia come al solito è splendida ad Alassio, e quindi una bellissima manifestazione, e ringraziamo tutto lo staff. Dodicesima buca, Galup, che tiro e che gol, ma che portiere!
Alassio Mare di Shopping, diciamo l'associazione commercianti della città, sempre presente negli eventi che riescono ad attrarre pubblico, gente, entusiasmo. Sì, sicuramente noi come commercianti sosteniamo felicissimamente questi eventi e queste manifestazioni che valorizzano la nostra spiaggia meravigliosa, e il tempo ci ha sostenuto fino adesso, quindi insomma la cosa mi sembra molto bella e siamo contenti di condividere questi eventi, assolutamente. La squadra che ha vinto è la squadra composta da con 87 punti globali, Chiappucci Ferrari Cogotta, Galup, Minuccio Vieni, consegna il premio. Questa è la squadra. L'avevo dichiarato al mondo, i giornali e televisioni, anche di sera, Claudio Chiappucci. L'avevi dichiarato in quella specie di televisione iniziale, ebbene sì, è successo. È arrivato il risultato. Beh, sarà bella cosa essersi scontrati con un ex calciatore, quindi averli battuto, bello, bellissimo. Però adesso io attendo la sfida con me in bicicletta, eh. Se vogliono vi do la rivincita in bici. Scanziani, Rossella, tutti quanti, Claudio Sala, vieni a fare una foto. Alla prossima, ciao bella gente!